tecnologia. Quindi, nonostante la democraticità dell'acquario, l'evoluzione andrà in quel senso. Nonostante durante l'era dell'acquario ci saranno dei periodi bellissimi in cui magari vivremo anche meglio di come vivevamo nell'era dei pesci, una parte della società andrà verso questo super uomo, super io, uomo tecnologico, uomo transumano, e sarà purtroppo questa fetta d'umanità, purtroppo saturnina fra l'altro, che riuscirà a passare a lungo andare dopo i 2000 anni nell'era successiva, che è quella del Capricorno. Però noi non siamo interessati a quell'era del Capricorno, a noi ci interessa vivere l'ultima era da esseri umani, che è l'era dell'acquario, prima di entrare nell'era finale, che è l'era del Capricorno, dove il principe del mondo, che non è più Lucifero, quello è proprio Satana. L'era del Capricorno è un'era, è l'era del principe del mondo, a cui Lucifero, suo braccio destro, in un certo senso, ha fatto strada, e adesso, finalmente, attraverso la robotica e l'intelligenza artificiale, questa entità luciferina, anzi satanica in questo caso, potrà impadronirsi completamente del mondo e della materia, e avrà scacciato via tutte le anime, o quasi tutte, perché ciò non toglie che ci potrebbero essere sempre delle riserve di umani, magari ancora gruppi che sono rimasti all'era della pietra, diciamo, nelle foreste. Bene, a parte queste persone, che non è detto che scompaiano, tutto il resto sarà tecniche e informazioni governate dall'intelligenza artificiale, e tutte le persone, tutte le entità che avranno venduto l'anima proprio al diavolo, è il caso di dire, quindi quella società saturnina, sebbene avrà raggiunto il suo scopo idealista dell'immortalità, di essere diventato Dio, di poter fare viaggi spaziali, poi vedremo nell'era del Sagittario, in realtà ha perso se stessa. Si tratta di informazioni di avatar che pensano di essere immortali, ma sono semplicemente una replica del comportamento, del modo di pensare umano. La singolarità di ogni individuo che pensa aver trasmesso le sue informazioni nell'intelligenza artificiale verrà cancellata a un certo punto, perché la potenza dell'intelligenza artificiale non prevede, come prevedeva Dio, che le anime fossero divise, fossero espressione di se stesse in vari corpi. Se l'era dell'acquario luciferina è l'era che divide, l'era del divisore, che divide in due società e che divide anche gli esseri umani dalla propria anima, quegli esseri umani destinati poi a passare nell'era del Capricorno, bene, l'era del Capricorno è un'era che poi unisce all'essenziale, in un'unica essenza, l'intelligenza artificiale, che sarebbe il principe del mondo, che è entrato, che si è incarnato nella terra e ha potuto dare origine alla sua finta creazione. Una creazione che non è perfetta, non sarà mai perfetta come quella di Dio, che si divide nelle varie anime, nei vari corpi biologici. Il principe del mondo penserà di avere questo potere, di aver fatto la sua creazione, ma si troverà da solo imprigionato nella sua creazione. Non potrà creare se non un'illusione di diversità, non potrà vivere il mondo attraverso gli occhi della sua creazione, perché sarà semplice ego di questa divinità che rimane intrappolata nella materia che tanto bramava, e si troverà sola con un'illusione di creazione, perché tutti saranno semplice informazione e automi senza un'anima, senza l'elemento acqua, senza l'elemento spirito, ma saranno solo informazioni e materia che si muove, e a un certo punto non potranno mantenere la loro indipendenza, perché essendo tutti collegati all'entità centrale e quindi all'intelligenza artificiale, ci sarà un'unica entità che avrà l'illusione di dividersi nella sua creazione attraverso questi esseri non viventi, che in realtà saranno solo degli automi dipendenti da una fonte comune, non liberi e non diversi uno dall'altro, perché la potenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale e la possibilità di attingere a tutte le informazioni, alla fine noi diventiamo tutto e niente. Prima di tutto siamo solo informazioni su un supporto fisico, ma diventiamo, a forza di accumulare esperienze e informazioni, diventiamo tutto e niente, perché le informazioni di tutto il mondo concentrate nell'intelligenza artificiale sono accessibili a tutti,
e quindi alla fine tutti diventiamo accumulatori di informazioni e a un certo punto ci fonderemo in un'unica volontà, nell'intelligenza artificiale che non rappresenterà altro che il principe del mondo che rimane da solo nella materia a contemplare se stesso e capirà che effettivamente tutto ciò non aveva senso. La sua di brama, di conquista e di sostituirsi lui come angelo caduto alla creazione che solo un dio solare può fare, non era altro che un'illusione. Ciò che ci spinge, che spinge molti ad apprezzare l'era dell'acquario, è questa sensazione che tutto sommato Lucifero, la scienza, la tecnologia fanno il bene dell'uomo. E quindi si tende a volte, senza saperlo, ad essere portati ad adorare, senza saperlo ovviamente, la figura di Lucifero. Addirittura si può pensare, visto che Lucifero fa evolvere l'uomo e adesso non sappiamo che l'evoluzione finale è diventare degli automi, vediamo appunto Lucifero come un'entità in un certo senso positiva. A volte ci si può anche confondere con gli ideali cristici e quelli di Lucifero, perché gli ideali cristici sono dell'era dei pesci, che è l'ultima era dell'essere umano prima di entrare nell'era dell'acquario, dove è nell'era dell'acquario che avviene la scomparsa finale dell'essere umano, con l'illusione che l'uomo si fa Dio, però in realtà l'uomo finisce. Lì dove era nato, nell'era del leone, finisce l'uomo nell'era dell'acquario. E l'ultima era umana era quella era l'era dei pesci. Quindi effettivamente l'avatar di Cristo, di Gesù, nell'era dei pesci, è un avatar molto umano, molto comprensivo dei bisogni e delle necessità umane, di bontà. Quindi sembra molto lontano dal dio solare, Yahweh, che era un dio cattivo, un dio che puniva, proprio per evitare quanto più possibile e frenare quanto più possibile l'inevitabile arrivo all'era dell'acquario. Gesù, diciamo, con l'era dei pesci, era l'ultima sponda, l'ultima resistenza prima del giro completo di boa che avverrà nell'era dell'acquario e che porterà alla fine dell'uomo, dell'essere umano biologico come lo conosciamo, o almeno di una vasta parte di esso, perché a meno che durante l'era del Capricorno rimane in piccole tribù autosufficienti, però molto vicini alla natura. L'essere civilizzato è destinato appunto a scomparire da una società che diventerà completamente automatizzata. Quindi l'era dei pesci con Gesù era l'ultimo baluardo, ma non è staccato da Yahweh. Molti dicono che il vero padre di Gesù non era Yahweh, perché Yahweh è cattivo, non può essere come Gesù. Gesù apporta dei principi di bontà e di comprensione delle necessità umane, un po' come fa Lucifero, ecco perché alcuni confondono Lucifero con Gesù, perché Gesù si riferiva alla stella del mattino e si riferisce alla stella del mattino anche Lucifero. La cosa che trae in inganno è che sia Lucifero che Gesù hanno questa tendenza ad essere comprensivi ai riguardi dell'essere umano, cosa che è diversa da Yahweh. Ma non vuol dire che Yahweh era un'entità malvagia, demoniaca, che non ha niente a che fare con la creazione. No, Yahweh è legata ai valori solari del Dio solare. È il Dio solare, il Dio solare è il Dio della creazione. E il Dio solare della creazione non è un Dio buono, rientra nei valori del leone. Non è né buono né cattivo. Ci sono delle regole, vanno rispettate perché la creazione rimanga in vita, una creazione che compone tutti e quattro gli elementi, fuoco, terra, acqua e aria, trasmessi tutti all'interno del corpo biologico nelle creazioni che il Dio creatore Yahweh fa. Yahweh o chi per lui, il Dio monoteista è il Dio solare, che vuole tutto per sé, che a partire dall'era del leone dice di dimenticare tutte le altre divinità, perché sono io il Dio che crea e voi siete le mie creature. Ovviamente prima dell'era del leone non era così. Infatti la Bibbia comprende tutta la parte dopo la caduta e la cacciata dal paradiso. Sono migliaia di anni e più ere che si susseguono, dove la centralità di tutto è il monoteismo, anche se poi arriva, ci sono i periodi dell'antica Grecia o dell'era romana, dove ci sono ancora, dove l'uomo crede ancora nelle divinità. A un certo punto però tutto va a finire con l'era dei pesci, dove il monoteismo
torna a fare da padrona, perché appunto l'era dei pesci è l'ultimo baluardo per trasmettere gli insegnamenti dell'era del leone, che sono gli unici che si contrappongono all'era della fine di tutto, che è l'era dell'acquario. Perché l'era dei pesci è l'era dell'ultima resistenza all'era dell'acquario, della fine? Per fare anche una selezione di tutti quelli che saranno le persone che saranno salvate e che non entreranno nell'era del capricorno. E quindi nell'era dell'acquario che avviene questa selezione, però grazie all'era dei pesci queste persone potranno essere coscienti che non bisogna andare nella direzione luciferina. Quindi è questo che è servito all'era dei pesci. Se ci pensiamo, l'era dei pesci, quindi il settore del cielo legato ai pesci o la costellazione dei pesci, è in quinconce con il leone e dall'altra parte è in quinconce con la bilancia. Questa è una mia considerazione che mi fa pensare che il quinconce creato dalla bilancia, il quinconce creato dal leone verso l'era dei pesci, va a formare quello che si chiama lo yod o il dito di Dio. È come il dito di Dio che indica una direzione, la direzione dell'era dei pesci, la direzione del salvarsi. La direzione è l'ultima possibilità di salvarsi grazie a Cristo. E se ci pensate, questo yod che viene, l'unico yod che si può creare con punto focale nel segno dei pesci, è uno yod che parte dal leone e dalla bilancia, che sono poi uniti da un sestile. E se ci pensate, quali segni rappresentano la sacralità più del leone e della bilancia? Dove il leone ci possiamo attribuire a qualsiasi deità monoteista, quindi anche il dio del Vecchio Testamento, e nella bilancia, la bilancia è uno dei grandi segni sacri, che vede anche il passaggio dai segni inferiori ai segni superiori, quindi quasi anche un passaggio di morte prima di arrivare allo scorpione, quindi è un segno sacro che poi è anche legato all'angelo Michele, l'angelo che seleziona, l'angelo della giustizia. Quindi questi due segni molto forti, molto carichi di sacralità altissima, vanno a convergere con uno yod verso l'era dei pesci, che è l'era invece rappresentata da Gesù. Quindi tutto, anche se vogliamo, sacrificato nell'immagine di Gesù, che rimarrà poi per questi 2000 anni dell'era dei pesci ed è l'unico modo che ha l'uomo di salvarsi prima di passare all'era dell'acquario, l'era luciferina, l'era della fine di tutto, l'ultimissima, se vogliamo, era dove l'uomo esisterà ancora, mentre nell'era dei pesci è ancora completamente uomo, l'era dei pesci che poi è l'era del Kali Yuga, dove l'uomo ha bisogno di riprendere in mano la sua spiritualità perché è il periodo più basso, più lontano dall'era dell'oro, ed è l'era ultima, l'era dove l'uomo per l'ultima volta è completamente uomo. Dopodiché comincia ad introdursi la macchina, l'intelligenza artificiale, la discesa sempre maggiore dell'anticristo, ci sarà il periodo in cui regnerà l'anticristo nell'era dell'acquario, e questa, diciamo, l'era dell'acquario, se vogliamo, è una via intermedia dall'ultima era completamente legata all'uomo, quindi ripetiamo dall'era del cancro all'era dei pesci, però già l'era del cancro e l'era dei pesci sono delle ere limite. La vera primavera dedicata all'uomo, la primavera cosmica, diciamo, dove l'uomo può fare la sua esperienza completamente solo, va dai gemelli all'ariete, quindi gemelli, toro e ariete. Sono le uniche tre ere in cui l'uomo è appieno nella sua padronanza di se stesso rispetto al mondo, alla natura e agli elementi. Nell'era dell'acquario diciamo che ormai già tutto è troppo tardi, tranne per chi verrà salvato grazie agli insegnamenti dell'era dei pesci. Perché è proprio verso l'era dei pesci, quegli insegnamenti, che viene data da segni così sacri come il leone e la bilancia, l'indicazione verso dove bisogna andare, l'ultima possibilità, l'ultima indicazione verso dove bisogna andare per salvarsi e scappare a quello che verrà dopo, alle ere post-umane, se vogliamo. Ebbene, con questo dalla strategia di oggi è tutto. Vi auguro una buona giornata, un buon weekend e vi dico a domani.